Thank you.
egregio collega Siniero, ho appena ricevuto dalla Granduca l'incarico di studiare e realizzare un progetto di bonifica su tutta la piana a sud di Comunica. Non è una cosa semplice, è facile. Prima di tutto bisogna chiudere la voce a mare e far scorrere il corrente in valore, creare delle catenate per rallentare il deflusso delle acque per permettere la sedimentazione delle sabbie e del limo, per poi, durante la stagione delle sedi estive, riportare le terre sugli argini, per mettere il diretto di recuperare spazi, per poter riciclare la agricoltura e allevare animali. In questo modo si dovrebbe qualificare il territorio che speriamo che sarà bene da fare, così da avere la crescita della popolazione. Quindi, caro Manetti, a me Granduca ha dato l'incarico di potenziare le leggi perché ultimamente gli ordinativi della Chiesa sono sempre in aumento e dall'Italia e dall'Europa vengono grazie alla Via Emilia ad acquistare la Chiesa da noi. E in più mi ha anche confidato che sarebbe necessario potenziare i pontili perché vuole incrementare anche il trasporto navale. Io penso che il Granduca abbia delle grandi idee nel nostro mondo e sicuramente farà in modo che la Chiesa venga ascoltata in tutta Europa. Quindi io penso che tutto quello che riusciremo a fare darà i suoi confronti e basterà aspettare per vedere appunto che il tempo ci darà ragione. Oh, buonasera colleghi. Oh, ingegnere Reisamer, venga. Il Granduca ha convocato anche voi. Esatto. Io vorrei sapere che idee ha il Granduca su questo territorio. Avevamo appena terminato di costruire la casa al Granduca e mi ha ordinato di fargli una torretta sopra perché possa vedere a 360 gradi di spazio. Intorno non c'è niente, non c'è niente. Ma cosa vuol vedere? Il mare, vorrà vedere i navigli, vorrà vedere le merci che arrivano e che partono da fuori. Vuol vedere il padule, vuol vedere il pecora. Ma vorrà vedere valli, i qualunque di me. Per me vuol vedere le maestranze se lavorare. Vorrà controllare se veramente tutti sono operosi come dicono di essere. E poi mi ha fatto costruire questa chiesa così grande, così bella, immensa, anche ricca, perché ci sono degli orfelli, sono delle colonne fantastiche. Ma per cosa me l'ha fatta costruire? Trazienno fra Vanni, i suoi contadini e gli operatori qui della fabbrica. Ci saranno 170 persone. E una chiesa così grande a cosa serve? Per 170 persone. Probabilmente ha dei disegni molto più grandi, però riesco proprio a capire a cosa possa essere. Ma invece colleghi, io vi inviterei a fare un giro alla fonderia e vediamo cosa viene fatto oggi dalle nostre maestranze. Andiamo. Prego. Thank you.
ancora a dire si costruisce, si bonifica, si cambia, si sposta, poi tanto il lavoro peso tocca a noi. Parlano di bonificare, parlano di tappare il torrente così non sfocia più in mare, come se fosse semplice. C'è da costruire una duna enorme, tonnellate di sabbia, di terra, e poi c'è da fare anche variare il corso del fiume, del Pecora, del Petraia in Padule, è come se fosse facile. Alla fine poi, quando c'è la secca, bisogna andare lì e togliere tutta la terra. E chi lo fa questo? Noi! Va lì, i carretti, va lì, le zanzare, a capanni. No. E poi ci sarà anche da tagliare le cannucce, i giunchi, da metterli sulle sponde e coprirli di terra. Speriamo almeno che questa terra un domani ci venga assegnata per poterla lavorare. Dillo a me! Avevamo appena finito di coprire il palazzo granducale. Gli è venuta l'idea di fare sul tetto una torretta per avere la visuale su tutto il territorio, dal mare alla collina, da Scarlino a Piombino, tutta la Val di Corcia. Ci toccherà ricostruire i ponteggi da terra, rinforzare la struttura e dovremo stare attenti anche a non sporcare, perché all'interno del palazzo ci lavorano i forestali e spesso i notabili fiorentini vengono a controllare l'andamento della manovra. Certo, la fanno facile loro, mica ci pensano a me. Figurati, a noi donne, che tutti i giorni si dovrà venire dalla Magona al Paduletto a piedi. Figurati. E sono 4 chilometri all'andata e 4 chilometri al ritorno, sotto il sole e in mezzo alle zanzare. E quando torneremo indietro, ci caricheremo di fastelli di giunchi per fare borse, canestri, cesti e tutto ciò che è necessario per portare più facilmente la roba dei campi. Signori, io me ne torno a casa, dove mi aspetta altro lavoro. Ha ragione. E poi ho sentito dire che alla Maduna vogliono anche aumentare la produzione. Non penseranno mica di aumentarla mantenendo lo stesso personale. Ci sarà da fare molto di più, portare più materiale ferroso, portare più carbone, costruire nuovi alloggi, costruire nuovi forni. Ma non so come andrà a finire, speriamo bene. Thank you.
così anch'io potrò indossare i miei nuovi abiti e poi verrò di nuovo da Giulietta che mio marito mi ha regalato per il nostro anniversario. Sapete, anch'io seguendo la grande festa ho potuto partecipare a tante feste. Che bello, che emozione, che serata stupenda e che bella festa qui a Follonica per l'inaugurazione della Chiesa della Pisa. Questi addobbi sono ancora più belli che quelli che ho visto a Grosseto durante la festa dal ballo. Ma davvero? Allora raccontatemi tutto, sono così curiosa di sapere. La festa è stata in onore di mio marito e della grande opera di ingegneria che ha creato. Pensate, ha fatto costruire un ponte con delle chiuse per bonificare le acque dell'Ombrone. Sì, ma che meraviglia! Ma su, raccontatemi della festa. Le dame come erano vestite? E la grandissima c'era? Ve lo posso dire io. La grandichessa non era presente alla inaugurazione del ponte, ma è arrivata alla festa in Grosseto con le sue due figlie. Ma non erano figliastre? Ma non sono cose che si dicono. E le vuole bene come fossero le figlie sue. E come è stata accolta? La grandichessa è stata accolta con calore dal popolo marentano e dagli altri nobili toscani. I grossettani hanno ornato la sala con i loro fiori e le loro argenterie. Le donne hanno sfoggiato un'eleganza mai vista e lo sfarzo, signore mio, lo sfarzo è stato straordinario. La granduchessa è rimasta ben impressionata dall'accoglienza ricevuta, dovuta appunto alla sua gentilezza e generosità. La gente di Maremma è veramente molto ospitale e poi c'è un clima così mite, gentile. Tant'è vero che mio marito ed io stiamo pensando di trasferirci definitivamente qui, a Follonica. Ma ora basta con le chiacchiere, signore. Godiamoci la festa. Su, venite. Andiamo. Thank you.
credo che questo applauso sia doveroso e sicuramente tutti avrete goduto di questo spettacolo che credo sia stato un po' come un sogno. Noi abbiamo cercato di riportarvi indietro nel tempo nel 1838. Speriamo di esserci riusciti e credetemi, non è stata una cosa facile, però pensiamo di aver fatto un buon lavoro, ma non perché siamo da soli, perché con noi hanno operato davvero tante persone, tante associazioni. La prima che vorrei citare per ringraziare è il Laboratorio dello Spettacolo. Passi di danza che non sono facili, ma grazie al grosso lavoro della scuola di danza Odissea 2001 siamo riusciti a scendere nel 1800. Classiche sette camicie, perché coordinare tutti non è stato veramente facile, ma il filo conduttore di tutta la serata è stata la musica, musica dell'Ottocento, della nostra filarmonica, Giacomo Cicini di Follonica. Non
non microfonato, per cui dovrà alzare la voce e far sentire veramente quello che pensa di noi. Grazie. Che dire, grazie intanto perché quest'anno mi avete risparmiato, nel senso l'anno scorso cominciò a cinellare trascinato dalla... Non è finita? Ah, ti tiro ringraziamento. Allora, a parte gli scherzi, davvero è stata una serata particolare, emozionante, con tante prime volte, intanto la prima volta della Fonderia 1 allestita in questo modo, come dire, coraggiosamente, con grande capacità e competenza, grazie sicuramente a Cristina, al Centro Studi Danza, a Ricci. E quindi le luci, il laboratorio dello spettacolo, una banda in forma sbagliata, cioè ve lo dico con tutto il cuore, io ho fatto tanti complimenti in questi anni meritati, tutti sentiti, ma davvero avete dato Giancarlo, il maestro e tutti voi veramente una prova straordinaria stasera, bravi. Fatta perché veramente un gruppo, come avete visto, ristretto di volontari, di persone che si sono dedicate non in questi giorni, in questa settimana, ma in questi mesi, perché sono stati mesi di lavoro di un gruppo di persone che ha costruito, ha realizzato tutto quello che avete visto oggi pomeriggio al Magma, questa sera qui, che vedremo domattina in chiesa, in Santo Poldo, e poi ovviamente il pomeriggio con la sfilata verso il clou, ovviamente della fine settimana di Follos e poi del Cortea di Tutto nell'Ilva. Follos è cresciuta in questi anni, l'anno scorso c'è stato un ulteriore salto di qualità importante, quest'anno siamo ancora cresciuti e ovviamente un grande bravi e grazie al lavoro è stato fatto da Mirko, Lara e dal corpo di ballo e tutti i figuranti perché veramente bravi. Pensavo che qualcuno a un certo punto partisse, venisse andasse addosso a qualche tavolo, invece veniva immediatamente ripresa e il ballo ha funzionato con i tempi perfetti. E quindi davvero tutto ha funzionato bene. Un lavoro di Follos importante, prezioso, e finisco, prezioso per la città, perché vi dico questa cosa qui e finisco davvero. C'è un regista che si chiama Martin Scorsese che ha fatto un film che si chiama Hugo Cabret, che è sul cinema, un film sul cinema, e che condensa un po' l'essenza di quello che vuol dire Scorsese, che è un grande cineasta, un grande artista. Io ho sempre fatto il parallelo tra il suo modo di essere artista e l'essere, come dire, cittadini, perché Scorsese è un grande regista nel senso che è un grande conservatore di cinema, un grande documentarista, uno che ha registrato pellicole, cioè ha fatto memoria del cinema, però è anche un grande autore di cinema, un grande creatore, generatore di cinema nuovo. E questo è quello credo che dobbiamo fare anche noi come cittadini tutti i giorni, cioè la poetica della memoria, perché sennò non sappiamo dove andiamo, se non capiamo chi siamo stati, le persone che hanno preso vita qui, Spieri, Manetti, Ray Summer, il Granduca, quello che è stato questa città, però dobbiamo essere anche autori del nostro futuro. Il futuro non esiste, il futuro va creato, dobbiamo crearlo, non lo possiamo aspettare sperando che arrivi qualcosa, ci arrivi qualcosa addosso. Dobbiamo crearlo per essere autori anche e quindi creare le nuove identità che dobbiamo realizzare per la nostra città. Però partire dal nostro passato e dal recupero della nostra memoria che va tenuta viva, non come qualcosa da museo da rispolverare ogni tanto, ma che va tenuta viva e ci parli oggi a noi. Questo è il lavoro più importante che fa Follos e tutto quello che ha realizzato. Grazie di cuore Antonio e grazie a tutti voi.
e abbia sintetizzato benissimo il nostro sindaco il pensiero che anima il Follos e di conseguenza tutte le associazioni che collaborano con noi, perché il lavoro è stato grosso, solo portare i tavoli, le sedie, il verde e un negozio che ci ha offerto questi addobbi. Cioè fare tutto questo sembra facile, si trova tutto pronto e sembra scontato. Il lavoro veramente è grosso e gli intoppi non sono. Però io credo che un applauso a questo punto ci vuole veramente per tutti, anche per voi che siete stati parte di questo. E non è una cosa di perché adesso, le musiche sempre dell'Ottocento, i nostri figuranti avranno il piacere di invitare il pubblico a parlare. Perciò vi invitiamo ad accettare gli inviti dei nostri figuranti. Grazie e buona serata. Ci vediamo domani alla giornata del Corteo Storico. Buona serata. Un attimo solo. Abbiamo uno sponsor. Abbiamo uno sponsor che ci ha veramente sostenuto in modo adeguato e vi invita, questo sponsor che è Caffè da Moca, a prendere un caffè al nostro piccolo bar. Per cui è un omaggio ulteriore che abbiamo il piacere di offrire. Ancora buon proseguimento. Grazie.